non ho fatto nessuna operazione con abbiamo fatto con ministri fuori da Roma, nessuna operazione con Claudio hai portato Tatarusano quando stava a Nantes. Ecco, e l'operazione di portare Eusebio alla Roma, per quello che è stato Eusebio alla Roma, è stata una cosa non facile, no? È una cosa che dall'inizio era solamente una mia fantasia, che si è aperta quando è cambiato un po' il vento, nel senso che è arrivato Monci, è arrivato Baldini, da una fantasia, come dico anche nel libro, se qualcuno le cose le può sognare o immaginare, le può anche fare. Qualunque cosa deve essere fatta è un'immaginazione, un sogno, ecco. E questo qui anche il messaggio che voglio dare a tutti i ragazzi che devono viverci assolutamente con disciplina, autodisciplina, perseveranza, perché tutto è possibile. Quando pensi veramente e credi che ce la fai, ci vuole solamente, ecco, questa disciplina nell'andare avanti e crederci, assolutamente. Cioè, e anche l'incontro con Riccardo per me è stato molto, molto importante. L'operazione di portare Eusebio alla Roma, per quello che è stato Eusebio alla Roma, è stata una cosa non facile, no? È una cosa che dall'inizio era solamente una mia fantasia, che si è aperta quando è cambiato un po' il vento, nel senso che è arrivato Monci, è arrivato Baldini, da una fantasia. Come dico anche nel libro, se qualcuno le cose le può sognare o immaginare, può anche fare. Siamo due innamorati di Roma, della Roma, e cerchiamo sempre di fare del nostro meglio per renderla sempre bella agli occhi di chi magari la vede un pochino più brutta. Ma allora, se io immagino le cose, riesco a gestirle. Se mi prende all'improvviso, sono scoperto. Per cui sono stati due momenti allo stadio di Roma dove io non mi aspettavo, perché era la festa di Daniele che c'entravo io. E quando c'è stata Roma-Leicester, io proprio non mi ero accorto di niente, perché ero concentrato a vedere la partita e c'era Candelà vicino a me e fa: è per te. Allora guardo lo schermo e io non sapevo cosa fare. C'era mia moglie vicino e dice: beh, alzati in piedi perlomeno. Per cui sono state due emozioni che io non potevo gestire, perché se l'avessi immaginato sarei stato un pochettino più truce, mi sarei comportato in maniera diversa, dove magari più freddo come sai essere. Sì, invece così, presa la sprovvista, mi sono sciolto, emozionato. Certo, una scelta legata a un'intuizione che noi tante volte abbiamo, come tante volte ci sono degli incidenti di percorso, come ha scritto lui, no? Durante la nostra carriera, errori che commettiamo, ma a volte quando li indoviniamo e viene una partita come quella diventa indimenticabile. E devo dire che tante volte credo che al di là del sistema di gioco, del cambiamento, la cosa più importante, chi più del mister, poi per l'esperienza calcio lo può dire, che quando i calciatori credono in quello che propone, ti puoi dire, puoi rimettersi a 10 dietro che ti seguono. E credo che era arrivato in quel momento, nella mia scelta, vedevo negli occhi dei calciatori il fatto che fossero legati a quello che dicevo, l'attenzione che avevano in quello che io proponevo, mi ha portato a fare questa scelta, nonostante la brutta sconfitta, come parlo di numerica, ma non di prestazione contro il Barcellona. A Barcellona dove facciamo secondo me un'ottima gara, ma per... Guardando già lì molto bene Messi, ricordo. Sì, poi per poter, diciamo, coprire meglio le loro ampiezze, la loro capacità, quando uscivano dalle pressioni di allargare il gioco, credevo che giocando così avremmo creato molte più difficoltà. E così fortunatamente è stato. Bravi e fortunati, è la partita giusta. Ci tengo però a dire... Consente, partirei per una volta dalla capolista. Lei conosce benissimo l'ambiente di Napoli. Che effetto le fa vedere il Napoli così in alto in classifica? Lei venne dopo Maradona, fece un'annata meravigliosa. Che Napoli è quello che sta vedendo di Spalletti? Hanno una squadra meravigliosa. Spalletti sta facendo un grande lavoro. Gli auguro di continuare così, perché veramente il popolo napoletano lo merita. Invece il momento della Roma, mister, che momento sta passando? Il momento della Roma, l'ho detto, la società è una grande società, Mourinho è un grande allenatore,
Roma, come dicono i romani, non è stata fatta in una notte. Diamo tempo a questo allenatore, a questa società, nel momento in cui sarà libera di poter fare il mercato che vuole fare, vediamo quello che riusciranno a fare. Io sono convinto che faranno bene. Flavio Ranieri avrebbe fatto i nomi di Kasdorp o di quei giocatori? Mister, è vero che c'è in ballo qualcosa con la Samp? È andato via Zaniolo, se vogliamo. Cosa gli manca per fare quello step in più, quel salto di qualità definitivo? Ma Nicolò ha grandi potenzialità, a volte è rimasto un po' quello che era prima, durante le gare deve essere un pochino più lucido in quello che va a fare nelle scelte, anche le scelte finali. Utilizza questa sua grande prepotenza fisica sempre, a volte un pochino più di fioretto ci vorrebbe in quello che sono le sue scelte. Lo fa, ma lo potrebbe fare con più continuità perché ha veramente i mezzi per poterlo fare. Grazie, grazie. Molto, ma mister. Zona mista. Bene mister, allora partiamo dalla Roma. La Roma di Mourinho, che cosa ne pensa di questo suo percorso un po' altalenante in questo inizio di stagione? E poi vorrei chiederle anche un altro aspetto. Mourinho che ha criticato i comportamenti, l'atteggiamento di Rick Kasdorp. Anche lei aveva avuto un trascorso con il giocatore, lo escluse anche da una partita per un suo atteggiamento. Ci può raccontare un po' questo ragazzo? Perché poi la percezione dall'esterno si capisce un po' di meno. Ma innanzitutto chiariamo subito questa cosa qui, perché io non ho avuto una discussione feroce con il ragazzo, assolutamente. Ho fatto una scelta tecnica in base a quello che ho visto in allenamento, anche per dargli un segnale. Ma non è l'unica volta che l'ho fatto anche con altri calciatori della Roma, non solo con lui. L'ho lasciato in tribuna per fargli capire che doveva impegnarsi o lavorare in maniera differente. È un percorso che tutti i ragazzi fanno. Rick Kasdorp per un ragazzo come tanti altri, non so cosa sia successo all'interno di questa situazione con Mister Mourinho, non posso entrare in merito perché effettivamente non so cosa si sono detti o il suo atteggiamento. Posso solo dire che per me è un ragazzo per bene, un bravo ragazzo, e magari ha alternato delle ottime partite e altre non buone. Devo dire che con me ha avuto un infortunio grave al ginocchio che l'ha portato ad avere un rendimento non costante, ma negli ultimi anni era cresciuto tantissimo, lo ritengo un ottimo calciatore. Mentre per quanto riguarda il rendimento della Roma, l'anno scorso penso stesse meno bene in classifica rispetto a questo, è cresciuto dal punto di vista dei punti, ha alternato delle buone partite, altre meno buone, sicuramente manca un po' in qualità della manovra del gioco, ha dimostrato anche l'altra sera che non può fare a meno di un giocatore come Dybala, sapendo che Dybala non sempre può fare tutte le partite di questo campionato. Ma è nella posizione che merita, secondo lei, la Roma in questo momento? Sì, credo che abbia punti che merita. L'ho detto spesso anche della mia, tante volte non meritando, per quello ognuno di noi alla fine porta a casa quello che dimostra in campo, specialmente alla lunga poi si vedranno i risultati. Credo che adesso sia prematuro per fare un discorso definitivo, ma visto che c'è una sosta lunga, giustamente ad oggi la Roma ha i punti che merita di avere. Ma quella che l'ha impressionata maggiormente? Troppo facile in questo momento dire Napoli. Dico Napoli perché dal punto di vista anche della bellezza del gioco, di quello che ha dimostrato, dei ragazzi che ha messo dentro, della freschezza e della continuità che ha avuto di risultati, non solo in Italia ma anche in Europa. Credo che sia in questo momento la squadra. Prima lo era anche il Milan, ma lo è tuttora, anche se ha fatto un pochino più fatica nell'ultimo periodo, più europea che c'è nel campionato. Solo una curiosità, ovviamente ogni allenatore che non ha attualmente una panchina studia gli altri allenatori per capire quello che fanno, come evolve il calcio. Lei in questo momento vi sta seguendo con maggiore attenzione per capire quali possono essere le novità da portare poi in panchina, e se tra gli allenatori che sta seguendo c'è anche Mourinho? No, io sto seguendo un po' tutti gli allenatori. Mourinho ha delle qualità a livello anche comunicativo, di strategie, l'avevo detto anche in passato, che quello che alcuni errori che ho fatto io e lui non li ha fatti, no? Ma praticamente ognuno di noi ha un suo pensiero, poi siamo un po' tutti allenatori, ma ben venga questo fatto, perché se fossimo tutti quanti uguali sarebbe un disastro. E io sono stato sempre molto attento alla ricerca delle posizioni, del fatto dell'attenzione anche alla palla. In questo momento si va anche un po' alla ricerca un pochino più dell'uomo, dell'aggressività, per quello sto guardando da questo punto di vista. Però ricordiamoci che il calcio, specialmente il calcio attuale, non è fatto solo di tecnica e tattica, ma anche la parte fisica può fare la differenza. E lo si vede quando le squadre calano un po' di rendimento, diventa fondamentale avere un'ottima preparazione, magari cercare di mandare anche i calciatori oltre
le loro possibilità per poi poterli migliorare. Torna un pochino un po' il concetto della preparazione che faceva mister Zeman, non dico proprio quella, però il mister in questo è stato sempre un precursore. Mister, questa sosta lunga quanto può cambiare gli equilibri tra le prime della classe? Ah, mi sembra un po' come il campionato di argentino, no? Apertura e clausura. Per quello devo dire, questo sì, può cambiare, ma non posso dirlo effettivamente. Un vantaggio ce l'hanno sicuramente tutte le squadre che hanno delle difficoltà, perché possono permettersi di poter lavorare dove sono stati carenti magari a inizio campionato, sia sotto l'aspetto fisico, che come dicevo prima è fondamentale, e tecnico-tattico. Mister, sospettate il recupero della Juve, le 6 vittorie consecutive? Sì, la Juve è sempre una squadra per storia, attaccata al risultato, l'ha dimostrato alternando l'ultima con la Lazio, ha fatto anche una buona gara dal punto di vista tecnico, in altre ha portato a casa il risultato non giocando benissimo, però un po' rispecchia l'andamento della Juve di questi ultimi anni, anche della mentalità di Massimiliano Allegri, che l'ha sempre detto, alla fine conta il risultato. Poi ogni allenatore vede di poter raggiungere il risultato in un certo modo, a me piace anche arrivarci attraverso un bel gioco, se ci si riesce, per quello mi piace in questo momento vedere giocare il Napoli, perché un po' rispecchia un po' quello che è un po' il mio modo di vedere il calcio. Che stagione sta facendo Pellegrini, il suo giocatore sia a Sassuolo che a Roma? Ha acquisito, secondo me, una grande personalità, anche un grande senso di appartenenza, essendo anche il capitano, anche nei momenti difficili, anche battendo un rigore, battere i rigori a fine partita non è mai facile, si sbagliano, l'ho dimostrato l'ultimo, la Roma l'ha sbagliato con Belotti, per quello un giocatore che è cresciuto tantissimo, anche lui a volte ha qualche problemino fisico, ma io ritengo che spesso voi vi lamentate del turnover, no? Che si cambia poco, sono dell'idea, no, ma lo dico seriamente, sono dell'idea che non tutti i calciatori, avendo fatto anche questo lavoro, possano avere lo stesso rendimento giocando 3 partite a settimana. Per quello tante volte cambiare è inevitabile, per poter poi tutelare anche i calciatori dal punto di vista fisico. Magari è meglio perderlo per mezza partita, una partita, che poi per 3-4 partite consecutive. Se potesse tornare indietro, cosa non rifarebbe della sua esperienza a Roma? Ma cosa non rifarebbe? A volte il secondo anno sicuramente non è accettato, mi sono trovato ad avere un mercato secondo me non all'altezza rispetto a quello che avevamo fatto l'anno prima, l'ho detto in qualche altra intervista, mi aspettavo delle scelte diverse da parte di chi dirigeva la parte sportiva in relazione ai giocatori di cui avevo realmente bisogno per portare avanti il percorso di 4-3-3 che avevamo fatto nel primo anno, che poi ho dimostrato di poterlo modificare in base anche alle partite che si trovavano. Però per caratteristiche dei giocatori il secondo anno potevamo fare sicuramente meglio. Poi un po' forzato il fatto che di voler andare via dopo la partita con il Porto, se tornassi indietro non lo rifarei, visto anche quelle che sono state le mie esperienze successive non fortunate, e sicuramente dopo ho commesso degli errori, ma lo dice anche il libro, no? Ci sono degli incidenti di percorso della nostra vita, io ci sono stato dentro fino adesso, mi auguro in futuro di sbagliare meno. Nel futuro cosa c'è? Di tornare Dzeko o Lukaku, così parliamo anche un po' di Inter. Ma non è facile metterne fuori uno, magari farli giocare insieme, ma sapendo che Lautaro, diciamo, è la seconda punta perfetta per il sistema di gioco dell'Inter. Ovviamente per fisicità e per potenza in base alle partite Lukaku, ma Edi non è da meno, perché ha dimostrato di essere un giocatore straordinario. Io l'ho sempre, tra virgolette, non serviva difeso, o perlomeno tutelato, anche quando era qui a Roma che doveva andare, se vi ricordate, al Chelsea. Lo fece giocare nonostante si pensava che lui non potesse essere con la testa dentro la partita, invece grande professionalità, poi vi assicuro, giocatore che veniva sempre un'ora prima al campo e andava un'ora dopo. Mister, quanta voglia ha di tornare in panchina, se magari accetterebbe anche un'ipotesi all'estero? Sono predisposto tantissimo ad andare all'estero, c'è stata qualche opportunità che ho rifiutato e altre opportunità che sono un po' poi svanite, partite non si sono realmente verificate. Per quello vedremo, non lo so, la voglia di tornare c'è, perché stare tanto a casa fa male, c'è tanta voglia di tornare, di dimostrare che negli ultimi anni sì, che ho sbagliato, ma di essere sempre un allenatore all'altezza.